Il carnevale di Putignano è un fiore all'occhiello delle manifestazioni culturali e turistiche della Puglia. Nel comune da 26.000 abitanti, in provincia di Bari, si svolge il carnevale più conosciuto del sud Italia, ma anche il più antico d'Europa. La prima edizione, infatti, risale al lontano 1394. E per la prima volta Kinder ha dedicato un corner ai bambini impegnati nel gioco della pentolaccia, un momento ludico per l'intera famiglia tra cioccolatini e selfie. Lo racconta Maurizio Verdolino, presidente del Carnevale di Putignano. È semplicissimo, il carnevale più lungo d'Europa, comincia il 26 dicembre ed è un orgoglio per noi, un onore esattamente festeggiare questo evento con la presenza di uno sponsor importante come Kinder. Siamo stati onorati di questa presenza e speriamo che il prossimo anno possa essere ancora, vuol dire, un'esperienza ancora più qualificante, costruire qualche progetto insieme, perché no? Allora, Antonio, ti sei divertito? Sì! Bravissimi, bellissima iniziativa per i bimbi, grazie. Bellissimo, divertentissimo, un'esperienza fantastica, soprattutto per loro, si sono divertiti, poi amano la cioccolata Kinder. Per i bambini divertentissima, ora cercheremo di rubarli qualche cioccolatino, ma loro si sono divertiti tantissimo. Oltre alla maschera caratteristica Farinella, le vere star del carnevale di Putignano sono i carri allegorici di cartapesta, imponenti al centro delle strade urbane e tra due ali di folla che partecipano al corteo, in festa senza transenne. La manifestazione unisce tradizione, artigianato e temi di stretta attualità, come l'inquinamento prodotto dall'ex Silva e la sensibilizzazione ambientale.